Con tanto di musica introduttiva e atmosfera da National Geographic, è così che il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, promuove il collegamento dalla stazione centrale al castello di Donna Fugata, collegamento tramite treno e non in auto come tutti i ragusani sono abituati a fare. Forse un mezzo insolito proprio per i cittadini di Ragusa, ma certamente suggestivo e molto apprezzato tra i turisti. Ha tutta l'impressione di uno spot pubblicitario al fine di promuovere un mezzo poco sfruttato dalle nostre parti e che certamente non gode di buona reputazione. Un mezzo che però, stando alle dichiarazioni di Cassì, è efficiente, puntuale e pulito. In 15 minuti si scende alla stazione di Donna Fugata. Andando al castello di Donna Fugata in treno. Una cosa che per noi ragusani sembra stranissima, noi vorremmo che diventasse il sistema più comodo, più sicuro, più veloce per arrivare in questa magnifica struttura ragusana, il castello di Donna Fugata. È un treno molto comodo, puntualissimo, partito alle 9.42 dalla stazione centrale, in un quarto d'ora circa arriveremo al castello di Donna Fugata. Ma i vantaggi per chi deciderà di sfruttare il treno non si limitano solo a quanto appena sentito. Per loro è previsto anche uno sconto sull'ingresso al castello. C'è la possibilità per chi attraverso il treno arriva al castello di beneficiare di uno sconto sul biglietto d'ingresso del castello del 50%. Esibendo il biglietto del treno all'ingresso del castello verrà applicato questo sconto. Un motivo in più per invitare tutti quanti ad usare il treno. Ma non solo collegamento su rotaia dal centro città a Donna Fugata, ma anche in autobus da Ragusa Superiore a Ibla. L'assessore alla mobilità, Giovanna Licitra, rende noti gli ultimi dati riguardo i passeggeri che si sono recati nel cuore barocco della città tramite bus navetta. In totale si tratta di oltre 30.000 passeggeri da marzo ad oggi. Un dato certamente soddisfacente che conferma quanto i residenti, ma anche i turisti, abbiano apprezzato e ritenuto comodo spostarsi con i mezzi pubblici, evitando così anche ingorghi e lunghe code in cerca di posteggio.